che tiene ben conto della dimensione pregressa, dell'intervento del commissario Ciclosi e di tutta una serie di dinamiche che portano al fatto che noi adesso siamo in una dimensione in cui in seguito a questa analisi prenderemo delle decisioni. Mi permetto di chiarire che in questo momento il cicaleccio, qualunque voce o fuoriuscita di decisioni già prese con il conseguente lavoro, diciamo anche sulla dimensione proprio della città, sapendo benissimo che cosa rappresenta la Liberica e il Teatro Regio per Parma e per i suoi cittadini. Io lo trovo sinceramente inutile perché non c'è questa dimensione, non è ancora stata presa nessuna decisione, abbiamo ben chiari i tempi, stiamo lavorando, stiamo già ascoltando anche le diverse parti, i diversi attori coinvolti, gli operatori direttamente interessati, le varie rappresentanze all'interno dell'istituto. Le varie rappresentanze a livello di dimensione anche delle imprese, delle realtà coinvolte anche in questa dimensione nel Teatro Regio. Sappiamo che ci sono urgenze, tra l'altro anche molto stabilite da ciò che ha portato avanti e ha deciso il commissario Ciclosi, scadenze non aleatorie, precise, per le quali questo nodo, almeno in alcuni punti fondamentali, e poi successivamente col chiarimento del percorso che verrà effettuato successivamente, si rilascerà all'interno della prossima settimana. Mi prendo questa, è una cosa concordata, possiamo così avere anche per voi un termine, nel quale questo tempo, che è un tempo che si sta prendendo su un lavoro, che sta vedendo la partecipazione anche di competenze diverse. Allora, io non ho diciamo dubbi sulla mia competenza se non in termini di normalissima umiltà ed è sapere che io sono all'interno di un contesto a servizio e non sono da sola, per cui la bellezza, permettetemi di dirlo anche se io ne sono esterna, del movimento, è il fatto di essere un movimento per cui noi possiamo contare su persone di altissima competenza che non sempre comunichiamo in termini di nomi, però di partecipazione che ci danno anche tagli diversi che stanno collaborando a costruire un progetto, perché anche di questo si tratta. È chiaro che ci sono delle dimensioni nodali, no? Vediamole in una dimensione che pian piano poi mi auguro si andrà a perdere, cioè di ego, di singola persona che magari arriva anche in determinati momenti a far considerare meno la dimensione istituzionale, forse anche più importante. Perfetto. Tutto questo deve essere inserito in che cosa avviene dopo, ok? Quindi bisogna che ci sia, nel momento in cui si rilascia una decisione sull'importanza di questo tipo, anche per rispetto alla città, una forma di previsione strategica concreta, non campata in aria, non poi vedremo, tanto poi c'è l'estate, tanto poi c'è tempo, no, di quello che si intenderà condurre successivamente. Quindi, mi rendo conto della pressione, mi rendo conto della partecipazione e non potrebbe essere diverso, cioè, non potrebbe essere diverso nell'ambito della Lirica a Parma e del Teatro Regio. Cioè, è forse il primo posto dove sono andata quando ho iniziato a conoscere Parma. Quindi insomma, sono secondate le voci che vedono assolutamente sì, assolutamente sì. E sono anche da riportare a una dimensione magari di carattere, se mi posso permettere, strumentale. Sono infondatissime, completamente infondate. Così come, se posso, anche l'eventuale nostra titubanza o incapacità di prendere in mano questa situazione che alimenta uno stato di incertezza, anche emotiva, perché poi la lirica è anche passione, sebbene noi qui siamo chiamati ad affrontare questioni di carattere gestionale, economico e finanziario, però la lirica è passione, come gran parte della cultura, che sono soltanto nocive, non sono costruttive. Siamo perfettamente in grado
mantenendo l'unità necessaria e il senso di responsabilità di prenderci poi il peso delle nostre decisioni, di effettuarle. E questo mi fa piacere di avere l'occasione di chiarirlo. Io non ho capito, chiedo una spiegazione. È infondata una conferma del suo intendente. Il 30 giugno ci sta il potere, quindi in questi 8 giorni si rega riguardo alla situazione del Regio. Chiedo questo, non ho capito. Ok, allora io le spiego la dinamica, che poi sono tutte dinamiche che possono essere anche dimostrate. Certo. C'è stato, come tutti sappiamo, un commissariamento. Questo commissariamento ha prodotto delle decisioni importanti anche nell'ambito del Teatro Regio, e lo sappiamo bene, no? C'è stato un cambiamento statutario, per cui dal vecchio statuto ne è stato redatto uno nuovo, uno statuto che ha cambiato radicalmente alcuni presupposti, come per esempio il fatto, che poi ha già avuto anche una dimensione concreta, l'introduzione della necessità di una selezione pubblica per la scelta del sovrintendente, ha ridisegnato il contesto in un'ottica di maggiore trasparenza. Noi questa analisi l'abbiamo già elaborata, in un'ottica di trasparenza, di controllo, di partecipazione, suddividendo tra i vari soci le responsabilità e quindi di conseguenza anche le possibilità di azione. Commissario Ciclosi aveva già anche comunque comunicato al sovrintendente Medi, tramite forma anche scritta, la scadenza della sua collaborazione al 30 giugno. Quindi in un certo senso abbiamo già delle linee definite. Dopodiché c'è stato un bando, sono arrivate delle candidature che verranno considerate secondo le modalità stabilite dal nuovo statuto, e cioè di una partecipazione attiva dell'Assemblea dei Soci, del nuovo CDA, e anche con la nomina di una commissione competente per la valutazione. Quindi ha ridisegnato proprio, e questo sarà un processo che richiede dei tempi. Qual è la situazione per cui io dicevo non è solo una questione di far uscire un sì o un no? La questione è che comunque il teatro è un teatro che esiste, è un teatro che ha delle entità, è un teatro che ha delle criticità, è un teatro che è composto anche da persone, lo sappiamo tutti molto bene, per cui è necessario, nel momento in cui una persona rilascia il sì o il no, poter dire a tutte queste realtà ci sarà comunque garantito il proseguimento dell'attività del teatro. Cioè, la normale attività, seppur in una fase, come tutte le fasi di cambiamento, che sarà una fase di transizione. Quindi noi quello che stiamo cercando di fare, per estrema serietà, è proprio accertarci che ci siano tutti i parametri che possono sostenere e avvallare la decisione che andremo a prendere. Sono stata più chiara? Sindaco, il punto non è il no, il punto è il progetto che ci sta dietro, che deve essere sostenibile. Sindaco, è passato quasi un mese dal ballottaggio, al netto di alcuni leitmotiv, al netto di qualche leitmotiv stiamo lavorando, stiamo vagliando il curriculum, così, non una delibera, non una decisione, non avete fatto nulla. Ma questa è l'impressione forse che avete voi, ma l'immagine del salire su una macchina che è già in movimento, in realtà noi abbiamo fatto oltre a capire e a prendere contatto con tutte le realtà organizzative all'interno del comune, e questo porta via tempo, in realtà ci sono tutta una serie di iniziative che stiamo portando avanti, però ovviamente non si fa il proclama prima di aver fatto l'altro. Cioè, non esiste il faccio questo e c'è subito un riscontro oggettivo sull'azione, ma cioè, stiamo preparando, ad esempio, stiamo rivedendo alcune cose sulla pianificazione della gestione dei rifiuti, cioè, stiamo facendo tante piccole azioni, ma che non sono ancora concretizzate, quindi se ne parla. I rifiuti è un argomento meraviglioso, però noi abbiamo un sacco di problemi dal punto di vista sociale che sono intatti. L'altro giorno è stato approvato il piano di zona dell'anno 2012, quindi che ovviamente non ci ha visto partecipi perché era già fatto, quindi era già stato elaborato,
inizieremo dalla settimana prossima a partecipare a una serie di incontri per cominciare a pensare a quello che è la revisione di questo piano e di tutte le esigenze per l'anno prossimo. Però io capisco le aspettative di tutti, ma le cose non si fanno dal giorno al notte, non è una scusa, è un dato di fatto. E quindi non è che avere una persona, capisco la critica e l'appunto, in una settimana non avrebbe risolto i problemi che Parma ha sviluppato nel calcolo sociale, ma come può essere nella scuola, ma come può essere nella cultura, negli ultimi 15 anni. Quindi anche il tema del ma se l'aveste avuto una settimana fa, adesso chissà cosa avreste fatto, non è così. Poi dopo ognuno può rimanere alla propria idea, ma visto che noi stiamo facendo un percorso di un certo tipo, non sono le pressioni, l'abbiate capito, non sono le pressioni dall'esterno che dicendo tutti i giorni una cosa cambia quello che stiamo facendo. Noi stiamo facendo un percorso giusto, sbagliato, verrà giudicato dai fatti, però prima facciamo i fatti e poi giudichiamo. Evitiamo, possibilmente, di giudicare una cosa che non è ancora stata fatta. C'è gente che sta patendo la fame oggi. Non domani, oggi. Sono d'accordo, ma questa persona che è nominata non risolve la fame delle persone oggi. È già un inizio, però sai. Con tutto il mio cuore, te l'assicuro, però non è quello, cioè non è incitare un problema che risolve la soluzione, cioè che dà la soluzione. Potrebbe essere molto giudicabile come lo risolviamo in un giorno, tutti come lo risolviamo in un giorno il buco, anche se stiamo lavorando, è il problema da cui stiamo lavorando tutti. Come non si risolvono il giorno tanti altri problemi. Quindi non mi chiedo pazienza, mi chiedo semplicemente di non giudicare a priori una cosa che non è ancora stata fatta. Poi ognuno è liberissimo di farlo.